La parola d'ordine è fuggire. E resta sulle spiagge delle isole Gili per guadagnare una barca e lasciare quel paradiso indonesiano stravolto dal terremoto. Una scossa di magnitudo 7, l'allarme tsunami e centinaia di repliche. Da Lombok, i turisti sopravvissuti al sisma si affollano sugli arenili, con la polizia indonesiana impegnata in non facili operazioni di evacuazione, tra scene di panico, resse e feriti da trasportare. Siamo qui con centinaia di persone, racconta Mike Bennett, arrivato sull'isola da Bristol. Si sta facendo buio, non c'è nulla, neanche acqua. Possiamo solo aspettare di vedere cosa succederà domani. Speriamo di poter finalmente andare via da qui. Intanto proseguono le operazioni di salvataggio. Si cerca sotto le macerie, mentre gli ospedali continuano ad operare in condizioni di emergenza. Molti feriti, anche con arti fratturati, vengono curati sul posto a causa dei danni riportati dalle strutture sanitarie. Cheryl ha perso il fratello. Prima che il terremoto colpisse, tutti facevano shopping, poi il boato e la scossa, racconta. Lui voleva correre fuori, in mezzo alla strada, ma quando ha raggiunto la porta, la luce si è spenta. Provava a fuggire, ma il tetto è crollato. Anche l'aeroporto di Lombok è stato preso d'assalto. Ogni volo decolla stipato. Le compagnie lavorano a collegamenti speciali. I turisti sono decisi ad andar via, subito, per la paura di nuove scosse.